Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Lorenzo Malentacca per parlare di questa sua esperienza sicuramente positiva. Lorenzo a Bibbiena, impiegato in pianta stabile in prima squadra, ma che oggi pomeriggio, proprio perché il campionato di promozione ha osservato il primo turno di sosta, è stato impiegato con la Juniores. Intanto Lorenzo ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E sicuramente a Bibbiena, come abbiamo detto in apertura, è una bella esperienza. Certo, ovviamente, cioè, sono ormai diversi anni che sono lì, mi trovo bene con la società, con tutte le persone che girano Con i intorno, tecnici, i insomma, compagni. certo. Voi oggi, diciamo, sei particolarmente entusiasta, avete vinto questa partita col Sochi, Derby, questo derby. certo. Quindi, com'era? Come l'hai vissuta? No, bene, è stata una partita, diciamo, all'inizio combattuta, che però si è messa subito bene per noi, quindi abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto i ragazzi insomma della Juniores, che sono un gruppo ottimo di ragazzi che stanno lottando per vincere il campionato, sono Poi in testa. è un campionato regionale, Un quindi campionato una regionale bella vetrina. veramente importante per tutti. Oggi hai giocato nel ruolo di difensore centrale. Sì, il mister ha deciso di farmi giocare dietro, insomma. Probabilmente per avere una Sì, maggior l'ho più. fatto nelle giovanili, l'ho fatto spesso, Sì. quindi. Ma per dare anche il tuo contributo nel far ripartire l'azione, proprio per Sì, avere certo. proprio con un centrocampista, avere che abbia una visione di gioco. E poi si è levata la bella soddisfazione di mettere a segno il 3-0 che ha chiuso il match in maniera Sì, definitiva. quando capita quello. Ma com'è andata nell'azione? Mi sono ritrovato una palla dentro l'aria, una serie di rimpalli, dopo l'ho tirato da vicino, insomma. Naturalmente il tuo è un impegno abbastanza importante perché devi far conciliare gli allenamenti, le partite e lo studio. Certo. È un impegno, insomma, che abbiamo deciso inizio anno con la società, per ora credo che stia portando, diciamo, i suoi frutti. Cerco di impegnarmi sempre, di essere disponibile il più possibile sia col mister che con i compagni e conciliare il tutto, come hai detto te. Adesso c'è questa sosta, quelle festività di Pasqua, dove sicuramente ti aiuteranno meglio per prepararti insieme ai tuoi compagni di squadra per il prossimo 23 aprile, quando ci sarà il match tra il Ovviamente. Porta Siena. Arrivano 2 settimane, diciamo, importanti per preparare questa partita in cui dobbiamo fare bene, dobbiamo riuscire a portare a casa punti, soprattutto in chiave salvezza, Perché lì potrebbe perché arrivare potrebbe la matematica. arrivare, se non la Perché matematica, comunque portare a casa un una risultato buona parte che di soldi. potrebbe valere doppio, Certo. quindi distanziare le altre dalla zona playout. Ovviamente. E magari se ci riesci a rifare anche te il gol Ora non partita, esageriamo. sarebbe una No, bella cosa. Va bene, Lorenzo, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Ci ritroveremo sicuramente va presto bene, per grazie a parlare te. di te e dell'LBB. Grazie Ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito a continuarci a seguire Sport a chilometro zero. Grazie a tutti.